Uno strumento in più per combattere il Covid è il vaccino italiano Reitera che ha raggiunto la fase 2 di sperimentazione. Su 26 centri coinvolti a livello nazionale, tre sono in Emilia-Romagna. Si tratta delle aziende ospedaliero universitarie di Parma e Ferrara e dell'azienda USL di Piacenza, che ha avviato il reclutamento di 40 volontari. Possono partecipare al progetto persone di età maggiore di 18 anni, in buona salute o con una patologia cronica pregressa stabile. Non possono invece partecipare persone che hanno contratto un'infezione da SARS-CoV-2 confermata da test molecolare, individui affetti da malattie gravi, donne in stato di gravidanza o in allattamento, persone che hanno donato più di 450 ml di sangue nei tre mesi precedenti e chi ha ricevuto un qualunque altro vaccino, ad eccezione di quello influenzale, nei 30 giorni precedenti. La partecipazione alla sperimentazione clinica durerà due anni. Ai partecipanti sarà richiesto di presentarsi al centro clinico almeno sette volte durante questo periodo. Anche Piacenza parteciperà a questa importante sperimentazione che ha lo scopo di arrivare alla registrazione del vaccino italiano, ha spiegato Mauro Codeluppi, direttore di malattie infettive dell'ASL di Piacenza. Il grande sforzo profuso dal nostro personale sanitario nella prima ondata, dice, in grado di sostenere il peso assistenziale e l'insieme di attività di ricerca, ha costituito la premessa per essere tra i centri sperimentatori. Per candidarsi è necessario scrivere una mail a piacenza.fase2.reitera.pc.it con i propri dati anagrafici e un numero di telefono. L'indirizzo sarà attivo fino al raggiungimento del numero sufficiente di candidati.